Ve lo dico io come sono i matrimoni sardi. Sono incredibili, assurdi, roba che voi umani non potreste neanche immaginarvi. No, 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 ma che? Sono quanto di più disdicevole ci sia al mondo. Si comportano come animali in branco. No, 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 mammoletta, queste sono cazzate per turisti. 50 euro per un cazzo di go. I matrimoni sardi non sono come te li raccontano degli stupidi turisti razzisti. Sono divertimento, vita, soprattutto l'arguida. E cos'è l'arguida? Non sai cos'è l'arguida. Cazzo, è una delle cose più importanti del matrimonio. Senti, stronzo, ho solo chiesto cos'è. Non vorrei mica prendermi a pallettoni se non conosco le vostre stranezze. L'importante è che ci sia birra. Io non riesco più ad aspettare. Voglio riempirmi la pancia e bere fino a scoppiare. E lo farai, bello, lo farai. Cazzo, mangeremo un casino. Un altro pisello di gomma a 50 euro. Che roba è quella? È la lista delle cose prese per fare lo scherzo agli sposi. Gente macca. Ma che cazzo stavo dicendo? Hai detto che i matrimoni sardi sono incredibili e assurdi e che noi neanche ci immaginiamo. E poi di lasciar perdere i classici stereotipi del cazzo. Ve lo dico io com'è un matrimonio sardo. Sì, c'è talmente tanta gente, cazzo, che potreste formarci un esercito. Nipoti, pronipoti, zii di quarto grado, vicini di casa, amici degli amici. Quanti invitati fanno? Tutto il paese. Pasti che possono durare anche 4 ore. Roba che non riesci ad alzarti dalla sedia perché il tuo culo è attaccato lì e tu sei ingrassato di 50 kg. Una quantità di alcolici, vino e birra in primis, che farebbe invidia pure all'Oktoberfest. Amici dello sposo, che ti minacciano se non paghi 20 euro per avere il cencio della cravatta dello sposo. Vecchiette vestite completamente di nero come musulmane che continuano a chiederti figlio di chi sei e che quando gli dici che non sei del posto si girano e dicono: visto, avevo ragione io, viene dal continente. Wow. E basta, non rompere i coglioni. E te cazzo stai facendo? Ridammela. Hai rotto le palle con questa cantilena, te la do dopo la messa. Come dopo la messa? Dammela ora e boh. È da mezz'ora che ti sento borbottare quella roba, un cazzo dopo l'altro. Pisello di gomma, 50 euro. Miniatura casa, pisello luminoso. Pupazzi sposi, pisello grande, meccanismo stantuffo. Da un orecchio mi arriva National Geographic qua e dall'altro una lista di cazzi di gomma per uno stupido scherzo. Dai, i soldi dello scherzo ci sono tutti, però adesso andiamo perché la messa sarà ormai finita. E comunque, sa birra in bidde plus frisca.